Siamo a Bianchi, piccolo comune della Calabria, provincia di Cosenza. Siamo a 850 metri sul livello del mare, nella Presila. Questa piazza è Piazza Matteotti, che ospita la casa comunale, il municipio di tutti i biancari. Fra poco vi mostreremo un'idea progetto che abbiamo avuto in questi ultimi anni. È quella di aver realizzato l'idea di fare un museo all'aperto, un museo non a livello, come dire, di manufatti, ma di murales fatti da giovani di Rogliano, Rublanum di Rogliano, che in due anni siamo stati capaci a realizzare attraverso la loro arte e la loro capacità. Scelti i posti, abbiamo scelto pure quale figure rappresentare, quindi siamo andati un po' a studiare la storia, le origini, per pensare un po' a dare una foto di questo paese. E beh, le tre immagini che abbiamo voluto dare sono queste: una che parlerà del brigantaggio, l'altra di una civiltà contadina, chiamiamola casareccia, e l'altra che rappresenterà un po' il movimento del paese, o meglio della ferrovia delle allora Calabro-Lucane, come si chiamava, che ha fatto quest'anno 100 anni, la linea Soveria Mannelli-Cosenza, che ha permesso in questo paese di essere libero e quindi poter tranquillamente prendere il volo e viaggiare oltre. Quindi aver scelto queste tre immagini da realizzare non è stato facile, perché l'idea che è venuta al nostro assessore alla promozione del territorio, Valentina Perri, è stata sottoposta a un po' di ricerche, e i ragazzi dell'associazione hanno dovuto un po' faticare per capire bene cosa rappresentare e come rappresentarlo, perché queste rappresentazioni spesso e volentieri hanno occhi e modi diversi, e noi abbiamo inteso rappresentarli in questa maniera. Come potete vedere alle mie spalle c'è il primo murales che abbiamo inteso raffigurare. Noi abbiamo pensato di raffigurare il brigante che a Bianchi negli anni 1860 ha creato dei problemi. Pietro Bianco si chiamava. Poi, non avendo potuto recuperare delle foto, delle immagini tali da poter realmente rappresentarlo nel modo dovuto, si è optato per rappresentare un brigante, un soggetto che fosse un solo brigante. Quindi in questa maniera abbiamo parlato del brigantaggio, perché questo brigantaggio nel 1860 ha interessato la comunità di Bianchi, Colosmi, Panettieri, Castagna. Anzi, Castagna fu un comune dove fu sciolto proprio per il fatto di essere interessato al brigantaggio. E quindi questi ragazzi di Rogliano, dell'associazione, hanno rappresentato questa bellissima immagine che rappresenta un brigante. Diciamo che ognuno di noi può pensare a un brigante del luogo, oppure di un'altra parte. È stato realizzato da un ragazzo che era spagnolo, se ben ricordo, quindi hanno impiegato una settimana, dove su questo muro hanno fatto prima uno schizzo e poi man mano hanno realizzato tutto questo. Bene, per noi questo è importante, perché è una raffigurazione che rappresenta le nostre radici, perché il brigantaggio rappresenta una parte di radici. Ma parlando un attimo del brigante Pietro Bianco, diciamo che prima di essere brigante è stato garibaldino, perché ha combattuto nelle file di Garibaldi. Poi, dopo qualche tempo, ha optato per la scelta libera di essere un brigante, perché ha visto che non era cambiato nulla, nonostante fosse stato vicino alle idee dei garibaldini. Questo è il secondo murales che abbiamo realizzato, sempre dalla Rubano Rogliano.
Qui che parlavamo della civiltà contadina rappresenta una donna, vedete, senza testa, perché l'autore ha fatto tutte le sue opere senza la testa, nel senso spiegava che ognuno può mettere il viso di una qualsiasi persona che lei immagina che possa essere. E quindi qua rappresentiamo quella civiltà contadina familiare dove una mamma è attenta a preparare un pasto, una cena, con dei prodotti raccolti dall'orto dove queste stesse mamme coltivavano e poi riuscivano a trasformarle in pietanze e darle da mangiare alla famiglia. Un murales che rappresenta gli anni 30, 40, 50, dove la donna era la donna non solo del focolare, ma l'anima della casa ed era anche il lavoratore aggiunto di tutto, perché la donna faceva, oltre che la mamma, anche lavorava in tutti i sensi per dare sostegno alla famiglia. Questo terzo murales che abbiamo realizzato quest'anno rappresenta in miniatura, tra virgolette, la stazione ferroviaria del comune di Bianchi, rappresenta quel punto di fermata della linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro. Bianchi è la fermata, possiamo dirla, intermedia, perché dista 50 km sia da Cosenza che da Catanzaro. La ferrovia da Bianchi sembra che sia passata intorno al 1922. E questo ha rappresentato per il nostro paese la liberazione, ha permesso a tutti quanti i concittadini di poter muoversi, andare nei grossi centri, quindi essere facilmente raggiungibili e permettere pure il collegamento con le famose ferrovie dello Stato, dove la gente è emigrata. Tanto è vero che l'immagine, oltre che rappresentare due colonne della ferrovia, quindi dell'edificio, a fianco c'è anche le macchine, diciamo, di cambiamento dei binari, le due valigie e un giovane, perché questo ancora rappresenta lo spopolamento, il viaggio. Quindi l'esodo di questi giovani che in paese non trovano lavoro e sono costretti ad emigrare. Quindi un momento dell'emigrazione di un giovane che aspetta il treno e pensieroso di non sapere cosa succederà, se ritornerà più, in attesa del treno che sta per partire. È un momento doloroso per noi tutti questo, perché rappresenta questa emigrazione dove Bianchi l'ha sentita come molti altri comuni. E un'emigrazione tale che i giovani alla fine non torneranno più e non sono tornati, perché trovando un lavoro fuori in questi paesi non rientrano. Abbiamo voluto portare questa stazione qui al centro del paese, dove tutti si ravvedono e ricordano che uno di loro, uno di famiglia, un amico non sia partito, non sia stato in attesa alla stazione di Bianchi per prendere il treno ed essere condotto al nord o in altri posti. E quindi un momento di, come dire, di elogio alla ferrovia per quello che ha rappresentato per il paese, quindi ha eliminato l'isolamento, e l'altro un onore, un ricordo sempre a questi nostri emigrati che sono sparsi in Italia, in Europa e all'estero, che noi aspettiamo sempre con gioia il loro ritorno.